L'ultimo appello di ieri proprio del sindaco Dario Nardella è caduto nel vuoto, chiedeva ai sindacati di non scioperare oggi, i sindacati dell'ATAF. L'assessore Giorgetti ieri non ha potuto far altro alla fine che chiedere ai cittadini di non prendere la macchina se non necessario oggi. Garantite due fasce, quella della mattina e anche del primo pomeriggio, però per il resto lo sciopero appunto è confermato. Noi siamo con Americo Leoni della Faisa Cisal. Perché questo sciopero? Perché non sono vere le 65 assunzioni. Voi parlate di blef da parte di ATAF, mentre Nardella proprio ieri diceva sono venuti meno i motivi dello sciopero, quindi non c'è motivo di scioperare. Invece è un blef secondo voi? Allora, se Dario Nardella, senza polemica alcuna, si presentasse fra 5 minuti all'ATAF e garantisce che da lunedì ci sono 65 assunzioni, noi facciamo uscire il servizio immediatamente. Il problema è che, avendo avuto un incontro con ATAF, quindi non con gli uscieri di Chiocchio, i dirigenti aziendali hanno affermato testualmente, io non aggiungo nulla di mio, assunzioni zero, comando e distacco, cioè autisti trasferiti da SITA ad ATAF per un arco temporale di 6 mesi, dopodiché tornano in SITA, potrebbero essere 30. A domanda precisa fatta dai dirigenti del personale ATAF, ai 35 che anni fa avevano manifestato intenzione di venire ad ATAF, solo 6 hanno risposto sì, perché erano interessati a venire ad ATAF, ma a tempo indeterminato, non a 6 mesi. Ergo, lunedì potrebbero esserci 6 assunzioni, lunedì prossimo, quindi il 15, altre 6 assunzioni. Assunzioni o trasferimenti? Assunzioni o trasferimenti? Trasferimenti, vedi, grazie per la puntualizzazione, perché io volutamente ho giocato, come fanno in comune, su questi due vocaboli. Assunzione vuol dire che Leoni entra in azienda, ha un tesserino con cui entrare e uscire, poter godere del pasto alla mensa e così via. Il trasferimento invece sta a significare che chi viene qui mantiene le normative e le retribuzioni di SITA, che voi Ombus Italia... Quindi? Quindi non è un dipendente ATAF, quindi non ci viene perché non è un dipendente ATAF, quindi nel comunicato del Comune, che vi pregherei di rileggere con attenzione, si parla di 65 assunzioni a partire dal 1 novembre fino però al 30 aprile. Noi 8 mesi in queste condizioni non ci stiamo, caro Sindaco, non ci stiamo. Grazie per l'appello, ma lo rifiutiamo.